è come se vi dicessero 300 anni fa di parlare del pianoforte sapendo cosa il pianoforte rappresenterà per la musica. Il piano dà una svolta epocale su tutto ciò che è sicuramente strumentazione, soprattutto strumentazione elettronica. Partiamo dal presupposto che dentro questo strumento non c'è un campione, non c'è un suono. È uno strumento evoluto in 10 anni di studi, considerate che gli italiani della Roma hanno lavorato per quasi 10 anni per arrivare a questo, quello che vediamo adesso, partendo dalla nostra tecnologia, che è la tecnologia COSMO. Abbiamo provato a fare piani anche il campionamento, siamo arrivati a risultati notevoli, li vedete esposti, perché abbiamo fatti prova a multicampionamento, sono pianoforti comunque di altissima fattura. Ma in confronto al dipiano, il dipiano rappresenta tutto un altro mondo, perché ci siamo resi conto, il sogno dell'uomo è stato sempre quello di riuscire a trovare il modo di poter manipolare il suono. E negli anni 40 anni fa abbiamo cominciato a lavorare con la famosa sintesi. La tecnologia di allora non ci consentiva di andare molto lontano, quindi ci siamo dedicati al campionamento. Campionamento che abbiamo esasperato alla follia, finché ci siamo resi conto che non era una strada che poteva ancora essere percorsa, e siamo creando un passo in più. Questo è un pianoforte, se dobbiamo parlare di produzione del suono, sintetizzato. Sintetizzato però non vuol dire che suona plastico, sono che sintetizzato, fatto, al contrario. Come lavora? È molto semplice. I nostri ingegneri hanno preso un pianoforte, l'hanno scomposto in 1000 parti e hanno cercato di capire matematicamente come la materia risuona, pezzo per pezzo e soprattutto interagendo tra di loro. Quindi che succede ad una tavola armonica, che succede a delle fasce, che succede alle casse, che succede alle caviglie dove si attaccano le corde, alle corde, al martelletto, alle molle del martelletto, al feltro, e tutto. Ecco perché sono 10 anni. Una volta che noi sappiamo come reagisce il materiale, a questo punto possiamo imparare il sostegno, possiamo cominciare a costruire il suo. Essendo uno strumento e non un computer, deve essere di facile accesso. Io sono un musicista, non sono un ingegnere, quindi non voglio perdere 3 ore a fare un suono. Io devo suonare, non devo programmare. Tutto funziona grazie a 3 grossi parametri che, spiegati così, sembrano molto semplici. E ve li faccio vedere subito. E sono questi, il fiume, l'hammer e il resonance, che rappresentano l'intonazione, la percussione, il martelletto, e la risonanza delle cose, quindi del suono. Io posso agire in questi parametri su vari tipi di concetti pianistici, perché non si può parlare di pianoforte. Qua dentro non ho il campione di Ostello, il campione di Düsseldorf, il campione di Bazzoni, no, sono questo. Ma non mi interessa, perché sennò ritorniamo di nuovo a più. Cominciamo con il tuning, è molto semplice. Sappiamo benissimo che il pianoforte è composto in 3 zone ben distinte: una dove abbiamo una corda per tasto, 2 corde per tasto, 3 corde per tasto. Tutto questo perché? Non per caso, ma per compensare il fatto che man mano andiamo salendo verso la punta, le corde sono più piccole, quindi hanno meno volume. Quindi, per essere più squillanti, abbiamo più corde. Perché più corde? Sappiamo bene che una delle cose più difficili è accordarle perfettamente, cosa che è materialmente impossibile. 3 corde non saranno mai perfettamente, per esempio, a 4 a 40 nel caso dell'altro. Cosa faccio? Tramite questo parametro io agisco direttamente sull'intonazione. La corda centrale rimane intonata, le 2 esterne vanno allontanarsi. Balla, roba del genere.
strumento che viene fornito sia per Mac che per PC, con cui andate a cambiare i parametri direttamente da un computer. Vedete tutto in alto, faccio vedere tutto in alto, sono gli stessi parametri che noi abbiamo sul pianoforte. Quindi questo che vuol dire? Che se c'è qualcuno che osticamente non ha un rapporto, o meglio ha un rapporto conflittuale con i computer, tutto ciò che io sto facendo adesso sul computer posso farlo direttamente sul pianoforte, non me lo dite nessuno. Ritorniamo all'intonazione. La cosa più bella, adesso vedete, è che io posso agire, lo riporto alla normale, direttamente, corda per corda, tasto per tasto, per tutti gli 88 tasti. Questo è un pianoforte che sono creato io, sapete benissimo che i pianoforti non hanno una quadratura precisa per tutta la schiera. Abbiamo una parte centrale, che è quella che utilizziamo sempre, che è perfettamente accordata, poi si ottiene il cosiddetto stretch tuned, cioè crescente verso l'ala acuta, calante verso l'ala grave. Perché? Per compensare un problema acustico. E qua scendiamo la fretta dei piedi, cioè cominciano a essere poco utili, e qua magari ci c'è solo una percussione. Quindi gli accordatori accordano in questo modo. Ma nessuno vieta di fare, ad esempio, una cosa del genere. Faccio vedere. Per esempio, qua abbiamo il piano classico, le impostazioni che abbiamo utilizzato in questo caso sono quelle di un famosissimo pianoforte americano che comincia con la S e finisce con la S. Penso che sia anche conosciuto tutti. Allora, ecco, mettiamo caso che io voglio usare lo tipico pianoforte degli anni 30 americano, questi pianoforti grossissimi, che avevano i bassi molto battenti, quindi praticamente suonati. Perché? Perché per suonare le grosse orchestre dovevano avere suono. Thank you.
faccio vedere subito. Il martelletto, ha mattato la musica, ha subito una rivoluzione pazzesca. È un pezzo di legno coperto da un pezzo di cuoio. Il cuoio col tempo seccava e spaccava. E diventava molto metallico. Io posso ottenere un suono ibrido, il classico martelletto moderno, e fare così. Che la parte legnosa sia più grossa della parte peltrosa, quindi che succede? Più squillante. Questo è un fortepiano. Tipo 700. Posso fare anche l'effetto contrario. Un pianoforte con un martelletto molto peltroso e poco legno. In questo caso è il classico pianoforte alla fine dell'Ottocento, impressionista, buono per fare per esempio musica impressionistica, che si quindi sarebbe un pianoforte, abbiamo calcolato meno male della lunghezza di 8 metri,
più armonici dappertutto, perché giustamente risuonano. Thank you.
l'argento. L'argento è un materiale più duro, quindi ha bisogno di un martello più potente. Considerate che sono pure tre corde, il martello sarebbe di una dimensione tale che la mano non ci riuscirebbe. Interessante fare blues o jazz, per esempio, perché è molto più potente, più squillante. Sono a vostra disposizione.